Le origini della famiglia Acquaviva sono incerte. Le ipotesi formulate per identificare il luogo da cui si mossero sono quattro. Acquaviva Borgata in provincia di Ascoli Piceno. Acquaviva villaggio nel circondario di Castelli. Acquaviva casale di Atri. Acquaviva intendimento di Sant'Omero. Il primo documento che parla della presenza degli Acquaviva nelle terre intorno a Morro risale al 1195 e si riferisce a Rinaldo. Il primo Acquaviva che direttamente dominò su Morro fu Gualtieri. Gli Acquaviva in seguito si stabilirono su Morro per i secoli a venire, e infatti qui ubicata la loro casa. Essa si trova nella parte centrale del paese, in posizione più elevata rispetto ad altre abitazioni. L'edificio conserva ancora una buona struttura muraria nella parte sud. La costruzione può essere fatta risalire ai primi anni del XIII secolo. L'ingresso principale presenta un portale in travertino modanato a tutto sesto, risalente all'incirca al 1500. Nella stessa facciata si aprono ancora quattro finestre rinascimentali. Ai lati di esse si notano ancora due porta stendardi in ferro battuto. Sulla destra vi è un balcone, anch'esso in ferro battuto, dei primi anni dell'Ottocento, su cui è raffigurato lo stemma della famiglia Trolli, fatto eseguire quando essa ne era proprietaria. Nel pianerottolo dell'ingresso principale è appeso al muro lo stemma dei Trolli. In alcune stanze sono visibili affreschi di discreta fattura.